Momenti di intense emozioni al foyer del Teatro Pirandello, dove al termine di un applaudito concerto del Liceo Classico e Musicale Empedocle, il Sor Optimist ha donato alla fondazione un roll-up contenente l'hashtag L'anima del teatro di Mariupol vive nel Pirandello. L'iniziativa, afferma la presidente Margherita Trupiano, si è conclusa con una suggestiva rappresentazione corale degli alunni dello stesso Liceo Musicale Empedocle, curata dal professore Leonardo Alaimo Di Loro, che ha declamato un canto il cui significato è quello di una nenia cantata dalle mamme per colmare il pianto dei figli, per non farne sentire le voci all'esercito di Erode. Al termine il lancio dei palloncini gialli e blu in memoria delle vittime della guerra in Ucraina. Oggi è un momento importante per noi del Sor Optimist, che affermiamo il valore della pace e il nostro no alla guerra. Lo facciamo con un roll-up che doniamo alla Fondazione Teatro Pirandello. Ringraziamo il presidente Alessandro Patti, che ha immediatamente accolto il nostro invito a esporre questo nostro roll-up che raffigura il teatro di Mariupol e il nostro teatro. Questo perché la cultura non muore, il teatro non può morire e l'anima del teatro di Mariupol vibra all'interno del Teatro Pirandello fino alla fine della stagione teatrale. Oggi, per quanto ci riguarda, c'è ben poco da dire, avevamo solo da fare, e il fare consisteva nell'accogliere, come è stato fatto all'unanimità da tutto il management della Fondazione, questa interessantissima e lodevole proposta da parte del Sor Optimist. La Fondazione è, senza tema di smentita, la più importante istituzione culturale del nostro territorio, e il nostro obiettivo, se credo emerga già chiaramente dalle cose che stiamo facendo, è quello di fomentare, incentivare e favorire la vivacità, il fermento culturale di questo territorio. Quindi di fronte ad una iniziativa così lodevole avevamo veramente ben poco da dire, se non da accoglierla subito. Mi piace soffermarmi su questo hashtag: l'anima del teatro di Mariupol vive nel Pirandello, perché sulla vicenda del bombardamento del teatro di Mariupol credo che non ci sia proprio nulla da dire, se non prendere forse l'unica cosa positiva, e cioè che un teatro è stato individuato come luogo di riparo, in quel caso dei corpi, delle persone, degli innocenti civili. Ecco, il teatro è anche luogo di riparo, soprattutto luogo di riparo dell'anima. E quindi quest'hashtag mi pare azzeccatissimo, ed è il filo immaginario che, grazie al Sor Optimist, legherà il Teatro Pirandello al Teatro di Mariupol.